Ciao a tutti, allora stasera vi spiego, stasera perché sto registrando il video adesso che è sera, vi spiego come installare Content Manager e la Custom Shader Patch. La Custom Shader Patch ci serve soprattutto in determinati tracciati che non, magari non si avvieranno perché manca proprio questa patch. E allora andiamo su Google, facilissimo. Sappiamo farlo bene o male tutti, Google, e cerchiamo Content Manager per Assetto Corsa. Il primo link, assettocorsa.club, scorriamo in fondo alla pagina, c'è un bel link, si chiama Download from Backblaze, ci clicchiamo e lo scarichiamo. Io l'avevo già scaricato, lo riscarico ancora. Ci prendiamo il file Excel all'interno di questo file zippato, ce lo possiamo portare dove vogliamo, anche sul desktop stesso del computer. Cliccandoci due volte, è un eseguibile, quindi partirà direttamente, aprirà quello che è il Content Manager, nel mio caso mi dà il suggerimento di una nuova versione, che poi si aggiornerà da solo. Content Manager è la sostituzione, diciamo, naturale dell'eseguibile di Assetto Corsa, rendendo l'avvio del gioco in sé più rapido e soprattutto perché ha molte mod, puoi superare quel limite di mod che il gioco stesso ti impone. Adesso non mi ricordo bene i numeri, ma oltre tipo le 400-500 auto non parte più il gioco, dico delle cifre a caso, non ricordo il numero. Detto questo, ti ritrovi una piccola schermata, una piccola finestra dove ti chiederà dov'è la cartella del gioco. Un consiglio che loro danno se usi il VR di non mettere il file eseguibile all'interno della cartella del gioco stesso. Io per esempio ho un hard disk dedicato per Assetto Corsa, ce l'ho lì, però non è all'interno proprio della cartella del gioco stesso. Soprattutto perché io uso anche il VR, quindi seguo questa prassi. È possibile farlo anche in italiano andando nelle impostazioni, una volta che tutto è installato, e insomma qui Content Manager, Language and Region, seleziona la lingua italiana, poi fai OK e te lo traduce al riavvio successivo. Non è tutto tradotto, però quello che serve a noi va benissimo. Ti ritrovi su questa schermata principale, andando in alto a destra c'è guida, lap time, eccetera, eccetera. Vi consiglio di spulciare un po' tutto perché ti fa capire tante, tante, tante cose. Benissimo, ti ritrovi su questa schermata. Qui, per esempio, cliccando su questo garage, tu ti puoi selezionare una delle auto del reggimento, per esempio questa. C'è il suo showroom, cliccando qui e ti apre questo e puoi dare un'occhiata già a quella che è l'auto che magari hai selezionato. Qui ti scegli il tracciato, quindi è più o meno la stessa cosa. Io ne ho veramente riuscita. E poi fai semplicemente in basso su via e lui ti porterà in base alla modalità che hai scelto in gioco. In questo caso la pratica, faccio il giro veloce, il tema attacca, la gara, eccetera, eccetera. Comunque, magari eventualmente possiamo, se vi va, approfondire Content Manager su un altro video. Oggi vi voglio spiegare semplicemente come installare la Custom Shader Patch. Come dicevo prima, ci serve su determinati tracciati. Niente di più semplice, basta andare su Impostazioni, sempre in alto a destra, Custom Shader Patch, e ci sarà una schermata più o meno come questa, dove c'è scritto install. Basta cliccare lì e ti installerà una versione raccomandata, la 1.0.1.60. Il mio consiglio è di andare su e di installare almeno la 1.76. Di solito l'ho usata spesso io e può andare bene, soprattutto per gli ultimi tracciati usciti e per le ultime auto che hanno delle cure particolari, ha richiesto l'utilizzo di una patch, diciamo, più recente.
Io ho installato in questo caso una patch che non si trova, diciamo, in free release perché sono iscritto al Patreon del creatore di content manager, custom shader, patch, eccetera. E questa qui non rilasciata, diciamo in maniera pubblica, c'è la possibilità di avere anche la pioggia attiva, per esempio, in questo caso c'è la rain FX e quello che ne consegue. Che cos'è la custom shader patch? Cerco di spiegarlo in maniera breve. Sono delle migliorie sia dal punto di vista grafico, luminoso, che dal punto di vista fisico, che avvengono sia sul gioco che sia per quanto riguarda i tracciati, ad esempio, che sulle auto. Ad esempio, stanno sviluppando adesso, giusto per dire una cosa così, un modo di far collidere un oggetto in relazione alla durezza dell'oggetto stesso, ma questa è una fase di sviluppo. In linea di massima serve comunque a dare delle migliorie anche, diciamo, dall'aspetto estetico. Ad esempio la pioggia, come già citavo, oppure la grass FX. La grass FX, se ovviamente è stracciato, è curato, eccetera, eccetera, aggiunge un'erba molto più folta rispetto a quella che si trovava, diciamo, nei percorsi qualche anno fa, come quello che più o meno riusciamo a vedere sulle varie dirette. Quindi questo è quanto. Ovviamente se ci sono dei dubbi mi potete scrivere senza alcun tipo di problema. Ovviamente installando questo, poi il mio consiglio, se avete una buona macchina, è di installare anche la Sol, di installare anche pure, per avere, diciamo, degli aspetti estetici che ci portano, diciamo, un po' più in alto anche dal punto di vista proprio della soddisfazione visiva, mettiamola così. Quindi se vi va, possiamo fare qualche mini guida sia di content manager, magari approfondendolo, che della Sol, che della Pure, oppure della custom shader patch. Comunque, se volete poi girare, basta andare su guida, scegliete la vostra auto, scegliete il vostro tracciato, mettiamo questo. Ad esempio, clicchi su via, in questo caso io ho la modalità pratica. Clicchi su. Poi c'è un'altra miglioria anche interessante, quella di avere un caricamento più rapido se viene utilizzato più spesso un circuito e un'auto insieme. Adesso sono in gioco e questo è il risultato. Se vi va, ripeto, posso fare delle guide di approfondimento sulle varie applicazioni in particolare.